L'importante è essere qui oggi. Certo, bisogna. Il freddo non è un problema, un po' di riscaldamento al sole e via. A Mestre c'era voglia di tornare a vivere la corsa in rosa organizzata da WISP, Unione Sport per Tutti. Torna dopo 2 anni di fermo una corsa per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Quindi è un qualcosa di estremamente importante a cui la WISP cerca di dare risalto con lo strumento sportivo. Quasi 1000 partecipanti, partenza da Piazza Ferretto, 5 km oppure 10 tra Mestre e Marghera. Nessuna fretta, nessuna medaglia in palio, la corsa è non competitiva e per una buona causa. I fondi raccolti sosterranno le associazioni Iside e Magnolia, attive nell'aiutare le donne che soffrono per qualsiasi violenza. I lockdown, la pandemia hanno aggravato molte situazioni e non bisogna dimenticarlo. Quante donne avete potuto aiutare voi in questi anni? 147 donne quest'anno, sono leggermente in aumento. I centri antiviolenza che sono 24 sul territorio della regione del Veneto lo dimostrano, che comunque i casi sono in aumento, vuol dire che la prevenzione sta servendo, che le donne si rivolgono ai centri di violenza. Aiutare è prevenire, sensibilizzare, creare una cultura di rispetto anche con una giornata di sport.